Speculum Perfectionis, i frati cappuccini e le immagini sacre a San Michele, una mostra che racconta un po' la nostra storia. Sì, in effetti noi abbiamo pensato di... questo è il terzo anno in cui organizziamo per un paio di settimane una mostra rivolta fondamentalmente alla comunità parrocchiale ma anche estesa all'intera cittadinanza, in cui vogliamo far vedere attraverso il patrimonio culturale e artistico che si conserva qui in convento qual è stata la storia, l'evoluzione e l'incidenza che i frati cappuccini hanno avuto nella nostra città. Quest'anno in particolare la mostra ha una tipologia diversa dal solito perché ha tre sedi espositive, e in realtà sono due perché poi abbiamo inserito anche e promuoviamo la visita della chiesetta dell'Immacolata o della più conosciuta come Madonna Assunta, perché era proprio la chiesa del secondo convento dei Cappuccini in cui loro, diciamo, hanno svolto per diversi secoli la loro opera. E le altre sedi sono appunto la cappella qui al primo piano, la cappella del Crocifisso a San Michele al primo piano, e il Museo Diocesano, dove sono custodite le pale d'altare e il resto del patrimonio dei frati cappuccini che erano rimasti lì in convento, che non sono arrivate qui a San Michele. In effetti quest'anno la mostra espone il patrimonio più contemporaneo dei frati cappuccini, perché oltre alle opere a un crocifisso di Giuseppe Frattallone che è custodito nel coro, abbiamo anche opere di altri artisti contemporanei come il Buttitta, il Giambecchina, Giunta, quindi diciamo vediamo come comunque la loro presenza interessa anche il mondo contemporaneo, non è una cosa solo datata, diciamo. E sono delle opere di pregio, sicuramente questo crocifisso del Frattallone merita veramente di essere ammirato. Una cosa che vorrei sottolineare è che cerchiamo di promuovere anche il restauro di queste opere, perché molte versano in uno stato pessimo alcune. Per esempio ci siamo fatti prestare dalla chiesa di Sant'Anna questa pala con San Francesco che abbraccia la croce, e il suo stato di conservazione è veramente pietoso, ha molti tagli, è annerita, anche la Madonnina del Coro che abbiamo qui a San Michele ha questo stesso stato di degrado, e noi speriamo di sensibilizzare anche la cittadinanza ad avere amore per quello che è il nostro patrimonio e poi la nostra storia.